Buongiorno a tutti, eccoci qua, benvenuti alla nuova puntata di Cooking Show. Allora, io sono Diana per chi non mi conosce e oggi faremo questa nuova puntatissima di Cooking Show che ha, diciamo, l'obiettivo di far vedere come anche attraverso i prodotti Herbalife si possono fare delle ricette super creative. E super gustose, ma anche sane, salutari. Quindi, questa fa parte di un'altra serie di iniziative, diciamo, che facciamo e aiuta, diciamo, un po' anche a stare insieme in questo periodo un po' così, un po' strano, no? Quindi, perché no? Magari si tende ad allontanarsi un po', invece questo aiuta anche a stare un po' insieme, ad aggregarci in modo un po'. Aspettate che ogni tanto entra qualcuno e devo ammetterlo, quindi ok. E quindi niente, allora partiamo subito con la nostra super ricetta. Qualcuno ha già visto in anteprima quello che andiamo a preparare oggi e saranno degli alberelli proteici Herbalife, visto che comunque siamo in atmosfera natalizia, pensavo fosse un'idea carina per farlo. Quindi partiamo subito. Allora, ci serviranno, vi dico un po', vado un po' piano così se scrivete, se prendete appunti, avete tutto il tempo per farlo. I proventi, poi vi dico tutte le dosi. Il Formula 1 ai frutti di bosco. Abbiamo un po' di frutti di bosco, proprio frutti di bosco, quindi mirtilli, lamponi e ribes. Un po' di decorazioni, quindi cocco, granella di pistacchio, granella di cioccolato, scorza di arancia, poi vi dirò come, dove li utilizzeremo. Latte di soia, un uovo e utilizzeremo lo yogurt e qua ho ancora del Formula 1 e frutti di bosco. Prima di tutto mettiamo 125 grammi di yogurt magro, quindi cerchiamo di fare le cose meno cicciose possibili, quindi yogurt magro con un cucchiaio di Formula 1 e frutti di bosco. Ok, li mettiamo insieme. Io li ho già preparati così faccio prima. Facciamo una specie di cremina. Mi vedete? Mi sentite? Sì, perfetto. Ah, e giustamente prima di tutto devo accendere il forno, così preriscaldiamo il forno prima di cominciare. E quindi a 190 gradi, forno ventilato, ok? Quindi vado subito ad accenderlo, quindi 190 gradi, forno ventilato, così nel frattempo si scalda mentre noi prepariamo il tutto. Quindi prepariamo la nostra cremina, possiamo mescolare tranquillamente anche con il mix, comunque va benissimo anche con un cucchiaino perché viene benissimo lo stesso. Ok, bene, questa è la nostra super cremina, che è buona già così. Benissimo, adesso prendiamo la carta stagnola, la mettiamo sul nostro piano, ok? Perché poi quando andremo a preparare il nostro impasto la utilizzeremo. Quindi il nostro impasto, mettiamo 3 cucchiai colmi di proventi, che sono le nostre proteine. Ok? 3 cucchiai colmi di Formula 1 e frutti di bosco. Ok? Un uovo intero. Bene. Ed il latte di soia 50 grammi, millilitri. Circa, poi dipende chiaramente dalle dosi, più o meno potrebbe anche variare, nel senso che se vediamo che è troppo morbido, che se vediamo che è troppo liquido, ci aggiungiamo un po' di proventi. Se vediamo che è troppo duro, ci aggiungiamo un po' di latte di soia e facciamo il nostro impasto, lo facciamo a mano. Facciamo una pagnottina che poi andremo a stendere e poi vi spiegherò cosa faremo. Ok, quindi facciamo una pagnottina. Vediamo un po', con le mani vado, perché così faccio,
prima, faccio meglio. Facciamo una bella pagnottina e siccome diventa un impasto un po' appiccicaticcio, diciamo, utilizzeremo infatti per stenderlo la carta stagnola. Tra l'altro potete utilizzare anche un Formula 1 alla vaniglia, che tra l'altro per gli alberelli in anteprima che avete visto avevo utilizzato, però adesso oggi che volevo sbizzarrire volevo utilizzare il Formula 1 ai frutti di bosco, perché comunque se utilizziamo i frutti di bosco veri e propri viene buonissimo lo stesso, sicuramente. Quindi diciamo è un esperimento, ma so che funziona. Ok, facciamo la nostra pagnottina, una bella pagnottina tonda, benissimo, e la mettiamo sul nostro, sulla nostra carta stagnola. Bene, e mettiamo la carta stagnola, aspettate che devo mettere le persone, ok, la carta stagnola sia sopra che sotto, in modo che praticamente non si appiccichi l'impasto, ok? Invece nella teglia che andremo a utilizzare per poi metterlo nel forno, utilizzeremo la carta da sforno, cioè ve la consiglio perché è meglio nel forno piuttosto che la stagnola. Quindi andiamo a stendere il nostro impasto. Lo andiamo a stendere, facciamo circa 5 mm di spessore, circa, forse anche un po' meno, un po' a occhio, nel senso che non sia troppo sottile e neanche troppo spesso. E in modo che vengano circa, non lo so, tipo dei biscottini, ok? Quindi sottili, benissimo. Così vediamo che viene via molto facilmente con la carta stagnola. Ok, praticamente prendiamo un cucchiaino, un qualcosa di piatto, in modo da poi togliere l'impasto da qua. Allora, io ho utilizzato per fare gli alberelli delle stelline, delle formine a forma di stella, quindi diversi, praticamente di diverse misure, in modo da fare poi l'alberello dal basso, dal più grande al più piccolo. Quindi facciamo due per ognuno. Quindi oggi farò un alberello così non ci metto troppo, no? Quindi facciamo due stelline con la stellina più grossa, ok? Bene, mi vedete? Sì. Se proprio non avete le stelline, le formine così, si possono fare anche con si possono anche ritagliare a forma di stella tutti gli angolini, solo che ci vuole un po' di più, sicuramente. Io ho preso le stelline, così faccio la mia forma di stella molto più velocemente. E con appunto un cucchiaino, qualcosa di piatto, vado a rimuovere il mio impasto. Ok? Quindi ecco qua la mia prima stellina, voilà, e vado a metterla nella mia carta da forno, così anche la seconda. Se non ci basta lo spazio, che magari non ci stiamo con le formine, possiamo rifare l'impasto, possiamo rimodellarlo, ecco. E quindi cioè, adesso vi faccio vedere che faccio prima. Ok? Ecco anche la mia seconda stellina. Alla fine ci vuole un po' di manualità, ma in realtà è tutto molto fattibile. Prendiamo la più piccola, cioè quella dopo, diciamo, sempre più grande, sempre più piccola. Prendiamo un'altra, questa è venuta via più facilmente. Sempre due per ogni stellina. Poi andremo a capire il perché. Ok? Voilà. Poi andiamo con la seconda.
anche questa è venuta via molto facilmente. Ogni tanto succede, per fortuna. Ma se no si fa tutto, ovviamente. Voilà, anche questa è venuta fuori bene. E andiamo con la più piccolina, è super piccola questa. Ovviamente se non ci state, come dicevo, se non ci state con le formine, poi rimettete insieme l'impasto, lo ristendete e rifate la stessa procedura. Benissimo. Circa questo impasto sarà per due alberelli. Adesso io, come vi ho detto, ve ne faccio solo uno per questione di tempo. Però esattamente, vedete che l'impasto mi avanza. Ok. Voilà le mie stelline. 2, 2, 2, 2. Sono 4 in tutto, 4 tipi, 2 per tipo. Adesso vado a metterle nel forno. E poi andrò a mettere il timer. Voilà. E mettiamo il timer a circa 6 minuti, ok? Perché è veloce, visto che è molto basso come impasto, e è molto, fa presto, ecco. Mettiamo 6 minuti, poi suonerà. E vedete che avanza dell'impasto, quindi comunque va benissimo anche fare un altro alberello, ci si riesce tranquillamente. Adesso non lo farò, ovviamente, però ve lo dico, così sappiate che le dosi sono circa per due alberelli. Come state? Da dove siete connessi? Ci sono un sacco di persone, tra l'altro siamo anche in diretta sul nostro gruppo privato, diciamo, su Facebook, che poi vi dirò. E siamo circa, non lo so, 5-6 mila persone, siamo in tantissimi, quindi siamo in diretta anche lì, salutiamo tutti. E niente, ragazzi, io mi chiedono spesso se sono cuoca, ma in realtà no. Da quando ho iniziato a fare il cooking show me l'hanno chiesto in tanti se sono cuoca. In realtà no, proprio faccio tutt'altro nella vita. Faccio l'architetto e la cantante, quindi ho, diciamo, sviluppato questo aiutatemi questo hobby, diciamo, nell'ultimo anno, quindi probabilmente per il fatto di essere creativa a livello di architettura eccetera mi ha aiutato anche in questo ambito, anche perché adesso mi piace proprio fare ricette creative, faccio un sacco di cosine, qualcuno l'ha già visto, qualcuno è nuovo, comunque mi piace proprio ed è un anno circa che ho sviluppato questa passione. E io diciamo, vi dico due paroline su di me. Negli anni io ingrassavo e dimagrivo un po' in base ai periodi di stress. Ad un certo punto ho iniziato ad ingrassare basta e circa più di un anno fa ho iniziato ad utilizzare i prodotti Herbalife. Ad oggi se ne sono andate due taglie e comunque grazie all'energia e al benessere che ho ritrovato ho iniziato anche a fare sport. Pensate che io e lo sport eravamo due cose parallele, proprio non mi piaceva. E tra l'altro quando si poteva suonare, cantare, eccetera, ho migliorato anche la mia performance sul palco, proprio perché ho più energia, diciamo anche più fiato, no? E quindi questo è. Poi nel frattempo mi hanno parlato anche dell'opportunità di business con Herbalife e ho deciso di approfondire, perché comunque ho pensato che un extra mi avrebbe fatto comodo, no? Quindi perché no? Faccio l'architetto, ma un extra, perché no? Ecco. E quindi ho iniziato a lavorare, diciamo, e ad oggi ho grandissime soddisfazioni, nonostante sia in attività da pochissimo tempo, magari qualche sfizio me lo posso togliere, penso molto molto contenta, e perché no, per il futuro ci vedo anche proprio una libertà finanziaria, comunque una realizzazione personale non indifferente, ecco. Andiamo via perché... Ok, anche perché comunque vale la pena approfondire anche il discorso di business, perché Herbalife c'è da dire che è cresciuta tantissimo, magari non lo sapete, magari sì, però Herbalife è cresciuta moltissimo anche in questo periodo, diciamo, un po' strano in cui ci troviamo, no? È cresciuta, ha aumentato di tantissimo il suo fatturato, quindi vale la pena approfondire anche questo discorso, anche perché è un settore, diciamo, in forte crescita, il benessere comunque a 360 gradi, quindi... Questa iniziativa, il Cooking Show, fa parte di una serie di tante altre iniziative volte anche a spiegare il business, no? Quindi mamme, per donne, per
giovani, per imprenditori, per sportivi, un po' per tutti. E sono volta a spiegare proprio il progetto di business, anche perché noi diciamo sempre, no? Che è proprio un nostro motto, diciamo, uno non può sapere se è la sua opportunità finché non la valuta. Quindi, se conoscete qualcuno che è alla ricerca di un'opportunità, di un extra, di un qualcosa di più, sappiate che abbiamo una serie di iniziative volte a spiegare questo progetto e chiedete alla persona che vi ha invitato a vedere questa diretta, che vi saprà sicuramente dare tutte le informazioni del caso. E ragazzi, ci siete? Ho parlato troppo. Da dove siete connessi? Vedo un sacco di persone. Da dove siete connessi? Magari mi scrivete in chat. Potete anche farmi delle domande sulla ricetta. Se avete delle domande fino adesso, comunque lascerò spazio anche alla fine, quando finiremo tutto. Con l'impasto rimasto fai pure dei biscottini così li mangiano. Mangiamo, ecco. Dall'altro lato della casa. Esatto, si possono fare anche dei biscottini che poi potrei fare, esatto, per non stare a fare un altro alberello. Giustamente con l'impasto rimasto vanno benissimo anche dei biscottini. Adesso oggi mi sono sbizzarrita un po' per fare l'alberello natalizio, per restare in tema natalizio, però ci si può sbizzarrire in tutti i modi possibili, immaginabili. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ok, vado a controllare perché non si sa mai. Vado a controllare a che punto siamo. Direi proprio manca pochissimo perché deve avere un colorito un po' oro, diciamo, e i bordi un po' scuri. Poi dopo vi farò vedere qual è il colorito, diciamo, perfetto per l'impasto. Ormai so come deve venire perché lo faccio spesso, proprio come tipologia, no? Quindi dopo vi faccio vedere. Intanto qua abbiamo la nostra cremina e ci prendiamo un piatto come volete voi, il più decorativo possibile, per fare bella figura se lo presentiamo agli amici. E quindi questo sarà quanto. Adesso manca meno di un minuto, quindi direi che ci siamo. Eccoci qua. Timer scaduto. Io non vedo altre domande, quindi dopo vi lascio proprio lo spazio per le domande. Ok? Vado a prenderlo dal forno. Ci siamo! Direi che anche come colorito va benissimo. Voilà! Perfetto. In realtà dovremmo aspettare un po' che si raffreddi, però noi lo facciamo lo stesso. Ok, tanto dovrebbe venire lo stesso, al massimo voi provate perché con più calma sicuramente si fa tutto meglio, però noi adesso lo proviamo lo stesso. Ecco qua, sono scotta, però vi faccio vedere come deve venire, no, forse non si vede. Deve essere sui bordini un po' scuro e comunque dorato come colorito, ok? Anche perché poi sentirete che dentro è cotto, quindi si capisce. E lo mettiamo al centro del piatto. Ci mettiamo la nostra crema dentro, e, cioè sopra. E, ok, quindi la spalmiamo per bene sopra. La nostra stellina più grande, okay, quindi partiamo dalla più grande e ci aggiungiamo l'altra, sempre della stessa dimensione, la mettiamo sopra. Ok? Poi prendiamo un bastone stuzzicadente, come si chiama? Quelli grossi, come si chiamano? Stuzzicadente, non lo so, scrivetelo nei commenti perché è bellissimo fare le figuracce in diretta. Comunque questa. Ok. E lo mettiamo con la parte meno appuntita in basso. Ce le infiltriamo proprio in mezzo, ok? Perché poi sopra ci aggiungeremo tutti gli altri strati. E poi prendiamo o un ribes oppure un mirtillo. Vedete voi, perché come sempre dico, vi dovete sbizzarrire, no? Magari avete altra frutta, non lo so, vedete voi. Io adesso ci metto un ribes.
ce lo metto, no scusate, un mirtillo, un mirtillo, e ce lo infilo dentro, ce lo metto sopra. Poi prendiamo quelli medi, ok? Cioè, sempre, andiamo sempre a scendere e ce lo mettiamo qua. Benissimo, con le punte nella stessa direzione di quello sotto. Quindi, ok? E ci mettiamo sopra sempre la nostra crema che abbiamo preparato prima. Benissimo. E l'altro sempre. A scendere, ce lo mettiamo sempre in mezzo, proviamo in mezzo, che sia in mezzo perché sennò dopo viene storto. Ci proviamo, ok, benissimo. Allora, adesso perché non si pieghi, perché non caschi, eccetera, ci mettiamo, se abbiamo messo dei ribes, ci mettiamo altri ribes perché comunque sono della stessa dimensione. Altrimenti ci mettiamo altri mirtilli più o meno della stessa dimensione sotto in modo che non caschi. Ok? E poi ci sono anche decorativi, quindi sarà bellissimo lo stesso. Ecco. Benissimo. Poi andiamo con un altro mirtillo, ce lo mettiamo sopra, in mezzo. Ok? Bene. E ci mettiamo gli altri a scendere sempre. Allora, uno sotto qua, sopra, sempre con le punte rivolte nella stessa direzione di quelli sotto. Ci mettiamo la nostra cremina. Ok. Vedete voi quanta metterne un po' occhio, vedete voi quanto vi piace. Poi dopo si può anche mangiare la cremina a parte, che è buonissima. Ok, benissimo, ci mettiamo altri mirtilli qua, in modo che non si pieghi. Ok, e poi ci mettiamo un altro mirtillo, lo infiltriamo qui, e gli ultimi due piccolini. Ok, uno, la crema. Ricordiamoci sempre la crema. Voilà, ce la mettiamo qua sopra. Benissimo. E l'ultimo. Perfetto. E poi sopra ci mettiamo la nostra stellina natalizia, quindi ci mettiamo un bel lampone. Ecco, dovrebbe stare in piedi. Ok, allora per decorarlo praticamente con la granella di pistacchio, la granella di cioccolato, il cocco, ho messo anche la scorza d'arancia che viene proprio buonissimo, gli dà quel tocco in più. Ci mettiamo sulle punte con il retro del cucchiaio, sulle punte diciamo, le bagniamo un po' con la crema, con il retro del cucchiaio, ok? In modo che poi quando andiamo a metterci sopra le decorazioni si attaccano sulla crema e rimangono proprio sulle punte. Piccola finezza, ecco, giusto per dargli un tocco di colore in più. È un po' stortino, però dovrebbe stare dritto. Ok, quindi ovviamente se lo fate con più calma viene meglio. Aspettate che cerco di farlo stare dritto con i mirtilli. Ok? E ci mettiamo, adesso ci mettiamo sopra quello che ci pare, quello che vogliamo, quindi la granella di pistacchio, il cioccolato, perché si ferma sulle punte praticamente con la crema, quindi diventa super decorativo. Ok? Il cocco. Il cocco, cerchiamo di metterlo anche cioè proprio sulle punte in modo che si fermi lì. Cioccolato, quello che volete, proprio quello che mi piace di più. E la scorza d'arancia cioè proprio gli dà quel saporino in più, acidulo si dice, che è buonissimo. Voilà! Un po' stortino, ma
in piedi. Com'è? Oh, lo devo tenere. Facciamo una bella foto? Se volete fare una bella foto, vi potete togliere la telecamera, se volete, ovviamente, solo per chi è meno timido. E ci facciamo una bella foto, ce la fa Miki. Benissimo. Ok, ragazzi, se avete domande, io sono qua. Cerchiamo di fare... Non stai in piedi, oggi va così proprio. Ok, se avete delle domande, io adesso vado anche nella chat, mi potete scrivere anche in privato quello che volete, curiosità, non curiosità. Bello, bello, molto carino. Brava, grazie mille. Vi potete sbizzarrire anche voi. E dopo ci fate vedere i risultati. Noi abbiamo anche il Club del Benessere, che appunto è questo gruppo privato di Facebook, dove è per tutti i nostri clienti, è per tutte le persone che sono interessate, consumatori, è per tutte le persone che sono interessate a capire un po' di più sulla nostra realtà, sui nostri prodotti. Ci sono tanti, tanti eventi anche legati ai bimbi, quindi le mamme con i bimbi possono fare dei lavoretti, possono fare dei giochini, cose così in diretta. Ci sono tanti spunti creativi su come utilizzare al meglio i prodotti, tante ricette creative, c'è di tutto e di più. Quindi se sappiate che c'è questo gruppo e vi potete far inserire dalla persona che vi ha invitato a vedere questa diretta. Ok, ve lo dico così lo sapete. Ok, se non ci sono altre domande, direi che ci salutiamo. Se vi sbizzarrite, mettete le foto, mandatecele, fate tutto quello che vi viene in mente, perché è bello, la creatività è bellissima. Giusto, anche Lolly lo sa, perché lei è super creativa. Esatto. Bene, ragazzi, allora buona giornata, buon sabato. Ci vediamo sabato prossimo con una nuova ricetta creativa natalizia, sempre. Ok, ciao!